Bitcoin is going to zero. When it comes out, zero. <laughs> so, Bitcoin is a dead end as a currency. Uh, the speculative you know, bubbles are off the top. It's going to to $200. Good expert analysis now. Jordan Bell. Benvenuti bentornati al Bit Polito Podcast. Questa è la prima puntata della nuova stagione, Grazie. sì, seconda perché la prima era diciamo un trailer, un'introduzione. Eh, io sono Giorgio, qui con me c'è Salvo e oggi abbiamo un super ospite eh, qui, qui con noi direttamente collegato dalle Bahamas, che è Luca Venturini. Ciao Luca. Ciao, benvenuto. Ciao. Bellissima questa cosa della stagione, l'episodio, la stagione. <ride> Mi piace. Sì, siamo, li, siamo ripartiti. Il primo episodio della stagione. <ride> Condurrai la, la seconda stagione del del polito podcast. Spero eh, lungo una, un lungo percorso ecco. Speriamo. Allora, siamo stati un po' fermi come abbiamo raccontato nell'altra stagione perché qua al Politecnico ogni volta che c'è una sessione si ferma un attimo sessione esami si ferma un attimo il mondo e quindi tutti gli studenti sono un po' presi. Abbiamo fatto un po' di pausa ma adesso siamo ripartiti a bomba. Tra l'altro con L'occasione per ringraziarvi tantissimo del di venerdì scorso. Abbiamo fatto un super evento in, in Aula Magna con Federico Tenga. Eh, abbiamo introdotto Bitcoin a un bel po' di persone, super contenti perché c'era tanta gente che non sapeva nulla di Bitcoin. Che è venuta lì, si è, sentuto, si è sentita una bella eh, introduzione. Super interessati, gente che ascoltava davvero un sacco di domande. Poi abbiamo fatto il Satoshi Spritz eh. che abbiamo copiato ai, a Milano. abbiamo <ride> e siamo andati in un locale, eravamo tipo 50 è stato fighissimo, gli ultimi siamo rimasti fino alle 3 tipo lì sì. a, a parlare di bitcoin, a, a sorseggiare buona birra, quindi è stato Spritz, spritz, è stato spritz ovviamente, spritz. ovviamente <ride> si pagava il bitcoin lo spritz lo Possiamo, stroppo, li stiamo ah, evangelizzando esatto esatto perché yeah, è, un di, è un po' di giovedì che andiamo lì facciamo Satoshi Spritz e lei mi ha detto senti però ragazzi noi siamo qua per Satoshi Spritz dovete iniziare a accettare bitcoin eh, quindi stiamo cercando di evangelizzarli un po però già ci conoscevano c'era una ragazza del, del Politecnico che ci conosceva ci ha, detto che, che e, che baristi, ci ha chiesto ma eh, chi è Satoshi ha detto <ride> noi siamo tutti Satoshi ovviamente anche Bravi. tu sei Satoshi <ride> Bene, bene, ma qua allora oggi siamo qui per... principalmente per parlare di te. Eh, quindi vabbè fai un'introduzione un di te stesso, dici un po' chi sei, cosa fai e come mai ti sei trovato a Lebano. Secco. Sì, io sono, eh, io sono romano, e sono cresciuto a Roma, sono un ingegnere e nel 96 inizia la storia perché in realtà inizia da prima di Bitcoin, io ho aperto un'azienda che si occupava di web hosting. E all'epoca iniziavo ad andare in giro cercando di spiegare che cosa fosse un sito web, perché dovevamo tutti avere un sito web e qualcosa di simile. Sì. E nessuno mi dava retta. Ed è per questo che inizia la storia così, perché poi con Bitcoin è stata più o meno la stessa cosa. Sì, esatto, cioè un amico mi scrive. Sì, nel 2011, questo amico mi scrive: Guarda, forse questa cosa ti interesserà. E mi ha scritto proprio soltanto Bitcoin. È una mail che conservo ancora perché era proprio una riga: Forse questa cosa ti interesserà. Io mi sono messo a studiare Bitcoin. Era aprile del 2011, e per tipo per un mese non sono uscito di casa. Ho cercato di studiare tutto, ho cercato di capire che cosa stesse succedendo. E all'epoca ho deciso: ok, questa cosa mi piace, mi interessa. E da allora è stata passione. E quindi, eh, esattamente come è stato con le email, forse la prima mail nel 94, era passione fin dall'inizio. E cercavo, poi da quel momento, è iniziato a essere quello che nessuno vuole alle cene di Natale perché continuo a parlare di <ride> <il> Bitcoin <ride> e nessuno ti capiamo, e come incontra qualcuno e inizia a parlare di Bitcoin e cose simili. E quindi, poi nel 2012, dopo, dopo poco, mi sono trasferito in California, in Silicon Valley perché avevo un po' questa idea, appunto, un, uh, informatico che la Silicon Valley fosse il centro del mondo. Invece ho scoperto che con Bitcoin loro stavano a livello nostro, cioè non è che c'era niente di così particolarmente rilevante. Sono stato cinque anni lì, ho lavorato con Venture Capital e, ed ero quello che si occupava di Bitcoin quindi quando un'azienda metteva la buzzword perché loro dovevano prendere soldi da Venture Capital quindi ovviamente ognuno di volta in volta metteva Bitcoin, Blockchain, Crypto qualche buzzword simile loro mi chiamavano alla riunione si faceva questa riunione con i fondatori e, e si scopriva le carte Insomma, cercavamo di capire che cosa avevano se avevano veramente qualcosa di interessante o no ed è così che ho conosciuto due aziende importantissime per me perché poi ho investito io stesso che sono Bitwage e Bitrefill Entrambe conosciute così in Silicon Valley e niente nel 2018. A un certo punto ho iniziato a pensare che le tasse della California fossero troppo alte e che poi in California devo dire questo clima dei bitcoiner così tanto insomma, c'è quanto nel resto del mondo, ma non è che non ci si aspetta che sì, uno Non, è, la capitale, non vale diciamo. è il centro del mondo. No, non è il centro del mondo per quanto riguarda questo, sono rimasti sull'onda IT. Internet e tutto il resto, mentre invece chiamiamola così l'onda Bitcoin fintech non l'hanno raccolta in pieno. Tra e quindi sì, mi sono trasferito alle Bahamas. Tra l'altro, leggevo quindi... che sei stato anche un precursore in questo perché ultimamente un po' tutti si stanno spostando. Si dice che il sogno della, Fili della California si sia, cioè, sia svanito: non è più un sogno, ma stanno nascendo altri stati che, che raccolgono appunto questo sogno americano, che, eh, tra cui Texas, Florida. Eh, quindi. Eh, sì, questo sono è un precursore anche in questo nel lasciare sì ora ne parliamo forza, io sono stato di... da poco in, nel salvador e quello che ho visto c'era questa conferenza di bitcoiners mm -hmm. per cui diciamo c'erano i più importanti bitcoiners non i più importanti non lo so ce n'era un po' insomma comunque eravamo tanti bitcoiners a questa conferenza e tutti, quando gli dicevi, ok, ma da dove sei? Dove, dove stai andando? Dove si trasferisce la tua azienda? cose simili, tutti nominavano Austin in Texas e nessuno nominava più la Silicon Valley. Quindi Palo Alto, Stanford, eh, Menlo Park, posti che conosco bene, ci cioè sono stati per cinque anni. Non sono più nominati tra, né, tra i bitcoiners. Diciamo, non, qualcosa si sta spostando. Io non dico che non siano ancora il centro dell'IT, ma Austin lo sta diventando molto di più, e Chiaro. alcuni anche Florida. E poi abbiamo questo sogno che si sta realizzando, che è il Salvador, che insomma è, è la Bitcoin discorso, City dopo, dopo ne parliamo assolutamente. Quindi ci dicevi com'è che sei capitato alle Bahamas? Ma alle Bahamas sì ho fatto una scelta, a un certo punto ho detto ok le tasse sono troppo alte in California, sono troppo alte in Italia, io non voglio pagare tasse così alte, ho preso Baracca e burattini, cioè moglie e bambini, e ho detto ok prendiamo un volo di sola andata per un posto senza tasse, perché mi sono rotto le scatole, viviamo lì finché non decidiamo che il posto non va bene, ne prendiamo un altro di sola andata. Se alla fine abbiamo finito i posti senza tasse, prenderemo l'ultimo volo, in realtà un volo di ritorno e, e basta, con la coda tra le gambe torneremo indietro. E quindi così abbiamo girato British Virgin Islands, San Martin, Anguilla, Antigua, e abbiamo girato un pochino nei Caraibi, e finché non siamo arrivati a Nassau, alle Bahamas, e tutti gli altri per qualche motivo ce ne siamo andati, da Nassau non ce ne siamo andati, ci siamo trovati bene. E secondo me la differenza con il resto dei Caraibi è che è un po' più un luogo dove ci sono dei servizi cioè diciamo insomma, un po' più urbano chiamiamolo come posto ci sono i, i Caraibi sono molto poco sviluppati, quindi sono posti bellissimi con spiagge bellissime però sono poi c'è anche un negozio diciamo. per comprare una cosa insomma una cosa un po' più da turisti questo invece è un posto dove si può vivere tranquillamente si vive bene le tasse sono zero, poi a parte possiamo fare 100 puntate sulle Bahamas, perché a quel punto vi racconto tutto. Ma in pratica ci sono zero tasse su capital gain, zero tasse sul, sull'individuo, sui redditi individuali, zero tasse sui, sulle aziende. Il problema è che c'è l'IVA, vabbè, eh, in altri posti non c'era l'IVA, qui c'è l'IVA del 12%, eh, ce la teniamo, ma diciamo che ci anche ce ne faremo una ragione. Un ne faremo una ragione, <ride> esatto. Noi siamo collegati dall'Italia, quindi non è da ridere come... questa situazione. Esatto, è la metà dell'IVA italiana, diciamo, c'è solo, eh, esatto. solo quella. Esatto, c'è solo quella. Ed esistono, una... eh, non sono, hanno preso fuoco, quindi... <ride> Le strade chi le costruisce? <ride> esatto, questo è il grande problema. Le strade chi le costruisce? <ride> Devo dire che funziona tutto, le strade hanno meno buche di Roma. C'è un ospedale al quale insomma, tra una cosa e l'altra ci siamo finiti. A un certo punto c'era la vicina, aveva un problema. Vabbè, insomma Niente di grave, però, ho visto un ospedale che ha degli standard beh, abbastanza superiori a quelli di un ospedale italiano e forse un po' inferiori a quelli degli ospedali californiani. Quindi, diciamo, insomma, una situazione accettabile. Purtroppo, qui non arriva Amazon direttamente, però tutti hanno un indirizzo proxy in Florida, per cui Amazon spedisce in Florida e ci sono questi servizi che poi ci spediscono a noi direttamente dalla Florida. Considera che una cosa che non è chiara è che non è solo non pagare le tasse: il punto è che ci sono dei luoghi dove tu non paghi le tasse, ma devi comunque fare il tax return, cioè devi comunque compilare moduli, perdere tempo con commercialisti e simili. Qui invece, no, qui non c'è nulla. Qui lo Stato non mi chiede di firmare niente ogni anno e quindi vivi in un mondo completamente diverso da come lo conosciamo. Le case non hanno le cassette delle lettere, quindi non mi può arrivare una raccomandata, neanche volendo, e questo è un miracolo per uno cresciuto in Italia, che la raccomandata non arrivi proprio, perché lo Stato non ha nulla da pretendere da me e quindi la raccomandata non arriva, punto. È molto semplice lineare un mondo completamente diverso. E tu hai dei business Però, lì in, in Alabama? Hai delle aziende? Yeah. E allora io sono bitcoin io vi ho raccontato la mia storia ora parlando di bitcoin Obvio. io dal 2012 più o meno ho deciso di andare full bitcoin, bitcoin. E... Nel senso che poi Bitcoin ti aiuta in questo, tu prendi il 10% del tuo portafoglio, dici: Ok, ora voglio investire solo il 10% perché non mi fido, non capisco, non so bene. Poi, nel giro di uno o due anni, Bitcoin da solo porta questo 10% al 99%. Quindi, uno non deve fare niente. In realtà, l'unica cosa importante è che non prenda quel 10% e dica: Ora, però, voglio vendere di continuo per mantenerlo al 10%. No, questa è una strategia sbagliata. Quindi, diciamo di strategia di investimento, uno ogni tanto ne parlo Ormai non ne parlo più perché, insomma, con altri Bitcoin ne parliamo solo di Bitcoin se uno proprio vuole investire in bitcoin prenda il 10% del portafoglio, lo metta lì a fondo perduto, senza pensarci poi ne ripartiamo tra 3 o 4 anni, e saranno tutti full bitcoiner perché bitcoin <ride> fa questo da solo vetti, no? da solo sì, dobbiamo, fare bitcoin, il... dobbiamo fare il disclaimer eh, che noi non, fac... non diamo consigli finanziari non, 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 no, 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 esatto poi eh. sì. non date consigli finanziari, io li do quindi <ride> esatto, non credo che ci sia è nessun ben... limite a darli, non lo so non so neanche no, come no, funziona no, no. comunque il consiglio che do a tutti spassionato è non investire in dollari non investite in euro quindi il resto eh, <ride> noi non diamo di sì. suggeriamo di non investire in dollari o euro perché non c'è <ride> la investire in dollari o euro. <ride> comunque nel 2012 <ride> ho fatto questa scelta. Oh, ci ho messo qualche anno perché comunque insomma ovviamente inizi a continuare a spendere i dollari che hai e, e cercare di fare qualcosa. e A un certo punto mi sono trovato dopo un paio d'anni che ero full bitcoin E da allora sono completamente in bitcoin, e purtroppo. Continuo ad avere dei conti in banca perché eh, ovviamente la carta di credito serve. Vai in un albergo, devi, devi dare la carta di credito alla reception. Ci sono una serie di usi: dei affittare un'auto, sì, sì. delle carte, sì, affittare un'auto, per esempio. Quindi, comunque, continuo a, ad avere dei, dei conti in banca. Credo uno in Italia, uno in California, mi sono persi per strada, diciamo, non li uso quasi mai. E cerco in tutti i modi di utilizzare Bitcoin. Ora, quando sono arrivato alle Bahamas, ho scoperto che le Bahamas è vero che sono un centro finanziario, però poi qui non, non sono molto molto easy, molti sono unbanked, cioè sono persone senza conto in banca e non è proprio eh, facile muoversi. Quindi ho fondato una piccola azienda che permette di pagare ogni possibile invoice delle Bahamas con i bitcoin. Quindi tu hai un'app, fai una foto all'invoice o alla bill, insomma, eh, la, diciamo la bolletta del telefono, la bolletta dell'acqua, gli fai una foto e noi la paghiamo per il cliente così il cliente può essere un full bitcoiner e vivere qui senza aver mai bisogno di soldi. Quindi Molto bello. Ho creato credo questa cosa più per gioco, perché poi alla fine le BAMS non sono un mercato credibile per un, per un imprenditore, perché siamo, sono mezzo milione di persone, quando qui accanto se uno fa una cosa in Florida sono 300 milioni di persone i possibili clienti, quindi ovviamente quando fai qualcosa per mezzo milione non, non scali, non arrivi lontano. Sì. Però insomma, intanto la utilizzo io, la utilizzano diversi miei amici e viviamo solo in bitcoin, e possiamo permetterci di dire che viviamo solo in bitcoin? Anche se purtroppo in tasca c'è sempre un dollaro, o dieci dollari, insomma quello che ti serve anche per dare una mancia, non lo so, qualcosa di simile. Quindi ecco, sì. per quanto riguarda, tu dicevi che le BAMAS non, non tassano il capital gain, e per quanto riguarda le criptovalute, c'è qualche tipo di normativa? Qualcosa? Oppure eh. Eh, non ci sono, non ci sono norme particolari. Eh, Un'azienda che conosco e che ho aiutato a costruire ha iniziato a mettere dei bitcoin. ATM, cioè dei Bancomat Bitcoin sì. sull'isola, io vivo nell'isola che è la capitale dove vivono due terzi degli abitanti, e ne ha messi tipo tre e il governo li ha chiamati e ha detto: Guardate, scusate, non c'è ancora una norma, però vi chiedo di spegnerli perché stiamo varando delle norme in proposito. Quindi loro per questo vivere hanno fatto quello che chiedeva il governo e li hanno spenti ora poi il governo ha tirato fuori una, una legge strana che ha permesso a ftx che ftx che è un grande exchange un di exchange, muoversi di venire sì. qui e in realtà questa legge non è che permette proprio di, di scambiare bitcoin con, perché non si sa ancora cosa sono per loro e quindi non, non si sa ancora qual è qual è la norma però intanto ftx l'ha interpretata con tanti avvocati o chissà chi hanno l'ha interpretata che possono muoversi qui e lavorare da qua, quindi intanto loro lo stanno facendo questi degli ATM non li hanno più aperti e invece ci siamo trovati eh, con una normativa che praticamente dice ci siamo, insomma, abbiamo studiato un po' la cosa e ci hanno detto che se, sono, se noi facciamo un club privato quando tu entri nel club sei riconosciuto come membro del club, poi puoi scambiare bitcoin come vuoi, quindi abbiamo mm. preso un ristorante un vecchio ristorante e lo stiamo riciclando in centro dove dentro ci sarà il bitcoin ATM e noi avremo i nostri membri che pagheranno non so un dollaro per essere membri Escrizione, e poi sì. entrano dentro e se vogliono utilizzano l'ATM se no vanno al ristorante e al piano di sopra stiamo pensando a un piano di uffici condivisi di smart office bello eh, sì, sì. c'è questo centro col quale aprirà a marzo aprile e io ho preso una piccola percentuale giusto per dire che ne faccio parte e per dare una mano quando posso e quindi sì, un po un... potrebbe essere un riferimento anche per organizzare conferenze. Ora, la prossima settimana lì ci sarà una conferenza su il futuro dei soldi nei Caraibi, con un sacco di capi di Stato e cose simili, però purtroppo la parola Bitcoin non esce fuori mm. molto. Diciamo, noi lo sappiamo, sono costretti ad entrare in questo centro, quindi a leggere, e poi ci troveranno l'ATM lì bello grosso, c'è il logo Bitcoin, <ride> <ride> però non, niente, parlano del futuro dei soldi ancora, e <ride> vediamo come andrà, insomma, comunque... Sì, sì, se ne parlerà. È uscito già su tutti i giornali, così questo ex ristorante è stato trasformato Bello. in... Quello ma che e... si chiama qualche tempo fa Bitcoin Embassy. Nel mondo, che sì. era tipo il 2013, c'erano queste Bitcoin Embassy. Ora poi è una moda che non c'è più, però insomma... Più o meno. Ma c'è una bella community lì alle sti di Bitcoiner? Uh, sì, e la cosa bella della community qui è che non sono solo Bitcoiner, ma sono libertari. E questa è una cosa storica delle Bahamas, perché le Bahamas da sempre sono un posto che ha vissuto sfruttando il fatto che c'erano regole stringenti negli Stati Uniti e che qui non le rispettavano. Quindi, non so, negli anni Ottanta tutta la cocaina degli Stati Uniti passava da qua. E c'era un'isola dove c'erano i narcos con l'aereo, le cose sul aeroporto dell'isola e passava tutto di là. E prima ancora, non so, durante il proibizionismo, tutto l'alcol del Nord America passava di qua. Passava e via dicendo, poi a un certo punto, ancora prima, ne, durante eh, la Era guerra civile americana, sì, prima c'è stata la Repubblica dei Pirati, durante la guerra civile americana c'è stato il blocco di tutti i porti del Sud, c'erano un sacco di barchine che portavano tutte le merci partendo da qua. Quindi storicamente loro hanno sempre fatto i soldi basandosi sul fatto che gli altri avevano delle regole idiote e loro qui non c'erano e quindi ci si potevano fare soldi su questo. E su Bitcoin hanno un po' perso il treno, non l'hanno preso proprio al volo perché nel frattempo, eh, come sapete, insomma, l'economia è molto. Integrata tra i vari paesi del mondo è molto difficile per un paese tenersene fuori. Loro sono stati nella blacklist a lungo, ora non sono nella blacklist, quindi non è un paradiso fiscale. E se vogliono continuare a dire di non essere un paradiso fiscale, mm. stanno sempre se lì può seguire eh, le... sul limite. Ecco, regole, dal sì. punto di vista dei rapporti internazionali, per esempio, che tipo di rapporti hanno? Non so, con gli Stati Uniti? Hanno qualche dipendenza diciamo politica oppure geopolitica oppure no? Sì, loro sono, si sentono inglesi, sono inglesi. Qui il capo dello Stato è la regina d'Inghilterra, anche ah. se sono completamente autonomi. Quindi è, è l'unica nazione dei Caraibi che è completamente autonoma, perché molte altre sono collegate all'Inghilterra, ma sono un po' dei territori d'oltremare inglesi. Invece, loro sono completamente autonomi dal 73, e il capo dello stato e la regina d'Inghilterra si guida. A sinistra, quindi insomma, un po' ci si sentono inglesi. I rapporti sono più con l'Inghilterra che con gli Stati Uniti, però gli Stati Uniti sono vicinissimi e vengono tantissimi turisti e quindi automaticamente, insomma, diciamo. l'influenza c'è anche dal, dall'America. Ehm. Tutti hanno uno zio che sta in Canada, un cugino che sta mm. a Seattle, che sta in America o qualcosa di simile. Quindi ovviamente moltissimi qui sono collegati con gli Stati Uniti. Ma la cosa divertente è che qui si sentono libertari, mentre gli Stati Uniti sono un luogo veramente... Si è persa quella eh, cosa. Sono molto Stato. poco, si è perso, si è perso questo ce l'hanno in alcune cose, ce l'hanno nella costituzione, però poi nel tempo si è persa e i libertari si sono dimostrati essere troppo pochi per reagire. Ci sono degli stati come il New Hampshire dove si muovono abbastanza bene, però finché non fanno una secessione dall'unione e andò molto male l'ultima volta che qualcuno ci provò e finché non provano a fare una secessione dall'unione restano un luogo dove viene spiato, come sapete, eh, sì, sì. dall'NSA, dove tutto quello che si muove per le banche viene controllato. Addirittura considerate che in California, dove hanno autorizzato la cannabis legale e quindi tutti usano la cannabis come vogliono, addirittura ci sono le interviste di Elon Musk, che sta lì e si sì, fuma. No? E ok, lì è libera, possono fare quello che vogliono. Quelli che hanno a che fare con la cannabis usano solo cash, anche se è perfettamente legale, perché, perché se sono, sono censurati. Ad un'altra banca 100 metri più in là è un movimento federale. Cioè le banche sono considerate federali. E il governo federale non permette di avere a che fare con la cannabis. Quindi sono pazzi. in <ride> un posto come la California, 60 milioni di persone che eh, smerciano, lavorano e fanno tutto il resto con la cannabis, come se fosse caffè, però con le valigette di soldi perché non riescono a risolvere. Perché... Eh, e ma... Bitcoin spero a questo punto, eh. No, invece brutta no. notizia, devo dire che in California con i bitcoin si muovono. Mm. Si muovono male, si muovono male purtroppo. Come sapete, Coinbase è californiana. Certo. Quindi, comunque per carità ci sono dei centri tantissimi, investono in, in bitcoin, però non, non ho visto questo spirito dei bitcoin collegati allo spirito libertario, o meglio, diciamo che i bitcoin funzionano quando non lo vedi, <ride> quindi probabilmente vengono utilizzati in certi ambiti che io non conosco. però per quello che ho visto io, non c'era il negozio che diceva cannabis qui è il simbolo di Bitcoin. Certo. Se non vogliono essere associati, non, non, non so bene. Vabbè, il ragazzo Comunque... di Silk Road era californiano, no? Quindi, sì. non sì, sì. il ragazzo di Silk Road era californiano, è stato preso lì a San Francisco, in biblioteca, come sapete. E tutto nasce così forse loro non lo vogliono far sapere ma comunque è uno stato che funziona quello americano e questo è un problema noi abbiamo mm -hmm. due nemici abbiamo lo stato innanzitutto con le sue leggi e questo è già qualcosa è già un brutto nemico da avere e poi abbiamo lo stato che funziona che è un nemico ancora peggiore <ride> Perché mm -hmm. quando hai uno stato che emana un sacco di leggi ok passi più o meno riesci a cavartela in qualche modo come in Italia molti considerano l'Italia un luogo libertario, perché dicono sì, è vero che ci sono 350.000 leggi ma nessuno le rispetta, quindi cosa c'è di più libertario di così? <ride> eh, ci sono alcuni stati invece dove le, le cose vengono fatte rispettare e quindi quelle sono anche brutte che, che date da pelare io amo le Bahamas per due motivi perché ci sono pochissime norme è e risurdo. quelle pochissime poi neanche vengono fatte rispettare <ride> quindi è il posto perfetto quindi... mi piacciono <ride> però le Bahamas e loro hanno costruito la loro storia su questo fin dalla Repubblica Fantastico. dei Pirati cioè L'era le qui, sentito, sì, sì, sì. Ecco, ma secondo te. Stati... Mm, sì, no, ancora una domanda: una curiosità. Secondo okay. te, dov'è la gamma? La... Andate... Esatto, <ride> 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 ehm, qual è? Secondo te la, 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 la comunità bitcoin più grande nel mondo, cioè proprio a livello fisico, e dove, dove è, è locata nel mondo, eh, lo cioè, la comunità spazio... più grande, <ride> sicuramente <me l> <ride> Americana, americana. Però, però in una città un in particolare o... perché loro sono un mercato di 300 milioni di persone quindi quando tu li metti tutti insieme parlano la stessa lingua possono muoversi liberamente senza mostrare QR code da un oh, posto all'altro certo. ok vanno avanti no. da uno stato all'altro è un luogo unico quindi qualunque comunità è la più grande è quella americana se tu mi chiedi qual è la più grande comunità di WordPress eh, e ti rispondo con l'americano lo stesso no, di, dico, non so, proprio a livello fisico tipo non so una, una, come può <ride> essere per l'IT sì, la Silicon Valley cioè dov'è che si fa innovazione Ma... in ambito Bitcoin? C'è cioè, un polo filico, eh, ecco, fisico oppure era il cyberspazio? Questa basta? è una domanda interessante. Eh, per quello che ho sentito, in questo momento Austin è uno dei posti okay. di fa più innovazione del mondo e più o meno tutti si stanno muovendo verso Austin. In passato era San Francisco tant'è che la famosa conferenza del 2013 era a San José, era lì al centro della Silicon Valley e da San Francisco andavano tutti lì a San José. ora si sta spostando molto verso Austin dove mm. ci sarà una conferenza l'anno prossimo, non è che le conferenze vogliano dire niente perché le si può fare dovunque poi... c'è anche la Miami la cosa interessante la... è che quasi tutti si stanno spostando verso il Salvador, è una cosa che sta proprio nascendo, quindi non posso parlare di comunità già esistente, certo. però tutti quelli che ho sentito vogliono prendere la cittadinanza del Salvador vogliono andare lì, io per primo e... Proprio questa mattina leggevo di, di gente che vuole chiedere la cittadinanza del Salvador. Quando tu poi hai le due cittadinanze, sarà un attimo di cominciare a rinunciare a quella americana per non pagare le tasse. Perché, come certo. sapete, gli americani sì. pagano le tasse anche se, se vivono all'esterno dell'America. Quindi negli Stati Uniti. Quindi, se si trasferiscono nel Salvador, intanto, è un primo passo. Tra l'altro, nel Salvador, buonissime notizie! Perché non solo eh, bitcoin e legal tender, come sapete, ma in più eh, Buchele, il primo ministro. Ha detto che sta iniziando questo progetto di questa Bitcoin City, che è una città in cui ci saranno zero tasse, in cui più o meno sembrava riassumere le stesse cose che accadono qui alle Bahamas, quindi zero tasse sul capital gain, zero tasse sulle persone fisiche, zero tasse sulle aziende, e quasi la stessa cosa ci sarà l'IVA. Quindi più o meno le stesse cose, e questo verrà sovvenzionato con l'investimento avverrà con un bond che chiamano Vulcano Bond da un billion, eh, cioè, sarebbe un miliardo di dollari e metà di questo bond verrà investito in bitcoin e l'altra metà in infrastrutture. E dopo cinque anni del bond si ottiene la cittadinanza, e questo trasforma El Salvador nel posto in cui si ha la cittadinanza. Eh, straniera ha più a buon mercato no, no. perché bisogna solo investire 100.000 dollari quindi non a fondo perduto li si investe restituiscono il 6,5% all'anno e dopo 5 anni si ha la cittadinanza e i propri soldi perché è un investimento sì, certo. quindi, quindi posti, in, in, ottica, in ottica in un'ottica bitcoin l'unico cioè l'unico costo è il differenziale tra l'aver investito quei soldi direttamente in bitcoin e nel bond quindi esatto, dipende solo esatto, da quello eh, il costo esatto dipende solo da quello cioè ovviamente il, il o nonostante la metà sia investito in Bitcoin, oh, il bond sì. è denominato in shitcoin, mm -hmm. cioè in dollari, e quindi tu stai investendo 100.000 dollari in shitcoin. Quindi devi sempre pensare se eh, nella tua situazione trova per mettere, non trova per mettere, se te li prestano a banca. Io per esempio suggerisco di prendere dei Bitcoin, darli ad un service, ci sono dei service che vi danno un prestito in dollari, se voi mettete dei Bitcoin, voi mettete questi Bitcoin al service, prendete il prestito in dollari, lo investite nel bond, del sabato ottenete la cittadinanza del sabato poi riprendete indietro i vostri soldi e rifate tutto al contrario così voi non avete mai perso i vostri bitcoin certo, li avete dati in custodia a terzi i bitcoin certo. sono tuoi solo quando hai le chiavi ok, passi, però intanto ah, dobbiamo risolvere un problema Quindi, visto che gli stati hanno fatto così come sapete c'è cioè un'escalation e gli stati hanno iniziato a occuparsi non più soltanto di come usiamo i nostri soldi ma anche di dove ci muoviamo e cosa facciamo, avere una cittadinanza non è male un'altra cittadinanza in modo tale che quando uno viene rimandato a casa almeno viene rimandato al Salvador se proprio dovessi fare dei danni alle Bahamas, dovessi dire noi ti rifiutiamo qui e allora Vabbè, eh, me ne vado in salvo sì ecco, ecco delle Bamas, no, ho detto, non ho detto che per avere la residenza qui è abbastanza semplice perché c'è un pagamento annuale e si sì, ha la residenza annuale qui senza problemi e per avere invece la cittadinanza eh, non... Alcuni mm. amici mi hanno detto che dopo non so 15 anni gli hanno dato la no, cittadinanza, ma non, non è chiaro, nessuno ti dice come, e non è eh, by investment, come per esempio ad okay. Antigua o ad altre cose. Antigua, mm. per, giusto per nominarla, ha un programma di cittadinanza con l'investimento in cui accettano bitcoin, quindi si possono pagare bitcoin ad Antigua. Tempo fa erano 3 bitcoin, ora credo siano due bitcoin, si pagano a fondo perduto e si ha la cittadinanza di Antigua. Sì, no, tra l'altro, conosco un'azienda che fa. Una cosa sim cioè che fa da, da, da proxy, diciamo, si chiama Plan penso.com, se, se non ricordo male, che è di ah. Katie the Russian. Eh, su no, twitter realmente. numero, numero azzeccato eh, nome azzeccato sì. dovremmo fare <ride> una conferenza che fare sempre su bitcoin io lo dicevo lì alla conferenza su bitcoin Fa come, ok posti. parliamo di protocollo parliamo di adoption ok parliamo di tutto però poi facciamo anche il passo successivo iniziamo a parlare di come si muovono le persone di questa storia che deve avere dei qr code per andare in certi luoghi in certi paesi in altri paesi no o altre restrictions che si inventano da tutte le parti cioè prossimo, proviamo a fare il prossimo passo Facevo l'esempio proprio l'altro giorno, dicevo "Ok, tu ristoratore è una carbonara" io voglio la, la, la tua carbonara ci sono due transazioni qui tu dai la carbonara a me, io do i soldi a te con i bitcoin abbiamo risolto il fatto che io do i soldi a te ora dobbiamo risolvere il fatto che tu dai la carbonara a me perché hanno chiuso il ristorante quindi ok, non è censurabile il fatto che io ti do i soldi per la carbonara, ma la c'è sì. il fatto che tu dai la carbonara a me, io voglio la carbonara quindi qualcosa non torna e dobbiamo cercare di lavorare anche sull'altro lato della transazione l'idea dei bitcoiners massimalisti è che se tutti iniziamo a utilizzare bitcoin, lo Stato non può più stampare moneta e quindi questo leva molto Risorse allo Stato, quindi non può esserci un carabiniere fuori dal ristorante che dice che io non posso mangiare la carabonare. Quindi, ok, la strategia è questa: levo affamo la bestia, levo le risorse allo Stato, e lui non mi potrà impedire di fare la mia transazione. però magari servono dieci anni, vent'anni. Intanto dobbiamo cercare anche di risolvere sul, sul piano, Su in qualche modo. Sì. Certo. Sì, sì, è, questo mi ricorda il libro The Sovereign Individual, dove parla di, di arbitraggio. Cioè... Un po' quando si fa arbitraggio nei mercati, no? si, si prendi i fondi da un exchange per dire da un e li sposti nell'altro perché lì hanno più, più valore rispetto a un altro, per esempio. E lì invece parla di arbitraggio eh, di cittadinanza perché hai più passaporti e, e quindi tu ti sposti dove ti conviene di più, eh, in barba un po' a, come dire, a, a chi ti impone di, di dover esatto. fare certe cose. Eh... Io ho fatto questo, io sono andato via dall'Italia per questo motivo, ho fatto arbitraggio. E in realtà il primo passaggio l'ho fatto per arbitraggio, forse il secondo, sì, è vero, da un lato per arbitraggio, dall'altro un po' per per la mia idea di vivere con, con solo il bitcoin e di non avere qualcuno che mi intralciasse su questo, perché la California nel momento in cui spendevo chiedeva il capital gain, perché okay. come sapete in tutti i luoghi dove c'è il capital gain, cioè non solo quando vendi l'oggetto di cui è il capital gain, ma anche quando spendi, perché lo Stato fa finta che tu sia passato per fiat per comprare un'automobile, quindi se io compro un'automobile devo pagare il capital gain sul, sull'asset che uso per comprare l'automobile, la, in questo caso bitcoin e Quindi, eh, diciamo, la mia idea era che io non voglio avere a che fare con gli stati con questo tipo di atteggiamenti, e quindi sono venuto qui per questo motivo. Sempre arbitraggio è eh. però sì, è basato sulle idee e non solo sui soldi. Sì, certo. Ma invece, per quanto riguarda eh, El Salvador, di cui parlavamo, abbiamo accennato qualcosa. Eh, um, un uccellino mi ha detto che ci sei stato da poco, <ride> sì, l'ho detto io poco fa anche. Mi <ride> io sono un cellino. dai sì, raccontaci sì, un po' come, stata, come è stata cosa hai sta. fatto qui dietro ci sono le, le tavole esatto Bergora, delle tavole abbiamo parlato esatto non abbiamo parlato prima eh, di registrare quindi... eh, se era già registrata forse la puoi montare qui ma forse eh, non ne sono, sono sicuro sono vai raccontacela di nuovo così allora, allora, la quindi, beh, comunque sono appena stato al Salvador dove c'è stata questa conferenza in realtà sono state due conferenze che si sovrapponevano per un giorno una un po' più tecnica e una che viene fatta in tutta l'America Latina e che ogni volta va in un luogo diverso dall'America Latina e serve a spiegare alla popolazione locale cosa è Bitcoin e come funziona queste due conferenze erano nella stessa settimana e sono stato lì è stato fighissimo, interessantissimo intanto perché appunto il Salvador, come sapete utilizza Bitcoin, quindi ho potuto pagare con Bitcoin veramente, è un po' il sogno che inseguo da dieci anni a questa parte che si realizza quindi qualcuno ha detto, è la nostra Woodstock noi al posto dell'LSD sì. abbiamo Bitcoin <ride> <ride> e quindi la grande, il grande motivo di andare lì era vedere se puoi consumare l'LSD, cioè nel nostro caso se puoi pagare in bitcoin. E quindi siamo andati lì e devo dire, le notizie sono buone e sono negative. No, insomma, non possiamo pretendere che una popolazione tra le più povere dell'America dell Latina di colpo inizi a utilizzare bitcoin. Il 7 settembre è passata la legge, eh, vai lì col cellulare in giro e dici ok, vorrei pagare in bitcoin. Tutti ti rispondono sì, ok, evviva. Quindi il primo passo l'abbiamo fatto, la persona dice ok, bello poi, però, c'è questo wallet governativo che è stato dato a tutti, perché c'erano 30 dollari compresi nel wallet. Sì. E questo wallet purtroppo non ha una gran qualità. Quello che succede è che, appena lo apri, ti mostra un QR code che è collegato ad una specie di codice fiscale interno del Salvador. Con questo QR code, tu mandi soldi l'uno all'altro, off chain, cioè senza passare per la blockchain di Bitcoin, e mandi dei bitcoin, sì, però li mandi da un account all'altro presso il ministero. All'inizio questi aprono questo coso dicono ok mandami bitcoin, tu dici no guarda questo è il QR code sbagliato, per fortuna sopra c'è un bel bottone che dice passa ai bitcoin veri, quindi tu clicchi su <ride> questo bottone e compare un altro QR code. A quel punto gli devi spiegare guarda che questo è on chain, pago magari un dollaro per la transazione 10, on chain sì. e te ne devo dare 15, non va bene. E allora lì devi spiegargli che devono accettare Lightning Network. Per fortuna lo stesso wallet accetta anche Lightning Network, ma c'è una freccetta piccola piccola, quindi devi cliccare questa freccetta piccola piccola e arrivare al terzo QR code. Ora ovviamente tutto questo sembra complicatissimo. Per fortuna molti hanno iniziato subito ad avere dei wallet esterni al sistema governativo, tra cui i grandi player, eh, McDonald's, Walmart, non utilizzano Civo, che è questo Civo. wallet governativo. Quindi questa è la buona notizia, Tanti intanto parlano di Bitcoin, intanto accettano Bitcoin, poi piano piano iniziano a capire che questo wallet governativo non funziona. Poi gli incentivi di diciamo, faranno. E quindi poi piano piano andremo verso, verso la, la soluzione giusta. Però intanto posso vivere con i Bitcoin lì, che è quello che cercavamo da anni. Devo dire, eh, tutto è partito in una, in una spiaggia, praticamente a Zonte, che è questa piccola comunità di surfisti, c'era una, una casa, la Hope House, che aiuta... I bambini di lì e eh, quindi da 4-5 anni utilizzavano bitcoin il primo ministro è andato lì e ha detto che sta succedendo qui com'è che avete tutti questi soldi per aiutare i bambini loro hanno detto noi abbiamo veramente sempre utilizzato bitcoin e tutto è iniziato da lì quindi noi siamo andati tutti rigorosamente in pellegrinaggio a fare surf in questo luogo e a vedere come funzionava e devo dire, lì la brutta notizia è che c'è il ristorante proprio davanti alla Hope House, allora, il luogo si chiama Bitcoin Beach ormai, ci sono i cartelli, c'è scritto il logo Bitcoin dovunque, e il ristorante è proprio di fronte, no, io non accetto Bitcoin, ora non so no. se <ride> è ideato, non so qual è la storia, ma l'hanno accettati tutti, al salvo è escluso il ristorante che è proprio di fronte, ora, la legge teoricamente obbliga tutti ad accettare Bitcoin, quindi se uno volesse si potrebbe mettere lì, a dire, ah, basta, tu lo devi accettare. Però diciamo... La cosa è carina, perché poi alla fine il piccolo non vi importa niente, se anche metti a protestare di essere arrivati in quel paese. Invece se McDonald's non accettasse Bitcoin, ecco, probabilmente potresti andare lì e fare una piazzata, dire no, guarda, tu li devi accettare e tutto il resto. Quindi questo è carino, ci sono un po' due livelli, perché c'è il cibo di strada e tutto il resto che accettano Bitcoin solo se vogliono, e le grandi multinazionali che sono costrette dalla legge ad accettare Bitcoin. Sì, perché leggevo, c'è un comma, tra, tra mi sembra il terzo, che dice se non si, ci sono le condizioni ideali per... C'è internet sì. per dire. Sì, allora... esatto. Un punto della Poi legge legge dice proprio questo. dice se non sei in condizioni di accettarlo, che vuol dire internet, la corrente, il cellulare scarico, queste cose qui. Sì, sì. Ora il tizio che vende un panino può dire, senti, non avevo internet, non c'è la corrente, non so, qui non prende quello che vuole, ho finito in giga, e invece McDonald's non lo può dire, questo è abbastanza carino, insomma, diciamo, la legge non è che dice esattamente cosa puoi fare, però interpretandola nel giusto modo ti trovi nella situazione ideale in cui la multinazionale è costretta a muoversi in questo modo e invece il piccolo non ha, ha costrizioni di sorta. e finché Bitcoin sarà utile lo continuerà a prendere. Se un domani eh, il dollaro dovesse, per qualche strano motivo, essere più utile, lui accetterà i dollari bene, ci sto, bene. fa parte del gioco. Io penso che per il momento tutti vorranno Bitcoin. Quindi... Sì, sì. Ma la gente è contenta di accettarci? Tipo i commercianti, non so, il tabaccaio di turno, è contento di accettare Bitcoin? Io ho provato sì. ristorante, ho provato Albergo, eh, tassisti, tutto il resto, gli dici: guarda, ti pago in Bitcoin? Sì, certo, subito, <ride> e, eh, ne capisce le Poi implicazioni sì, sì. o. Sì, poi magari dice, guarda, scusa un attimo, deve venire il titolare perché il wallet ce l'ha lui. Eppure è pure giusto perché, come sapete, se hai un wallet Bitcoin eh certo. devi sempre uscire dal, dall'ufficio, dall'hotel e andartene con i tuoi soldi. Eh. Quindi vabbè, Poi dopo c'è magari qualche problema, però sulle prime dicono sempre sì, 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 certo, li accetto volentieri. E quindi poi devi, appunto, indicargli questi QR code, questo che vi ho descritto. Certo. Però va bene, sono sul, sulla, nella giusta direzione. Il 7 settembre stiamo parlando di ottobre, di tre mesi. Sì, tre ovviamente mesi ovviamente, nulla. Uh. Mandò. andare nel capitale scoprire che puoi dire puoi nominare bitcoin a tutti voi considerate che lì è un posto piccolo, senza troppi abitanti, so, non so, sono 5 milioni, ma soprattutto è un luogo povero dove non sono mai stati il centro di nulla, poveracci. Cioè sì, eh, sì, sì, io, si sentono... Crescendo in Italia, no? noi ci vediamo sempre che l'Italia è il però centro è... di tutto, abbiamo la cucina migliore del mondo e questo è vero, ok, passi, okay. poi però ci aggiungono <ride> la romano, migliore del mondo. Okay. Costituzione migliore del mondo, okay. questo e quell'altro non si finisce più. E invece tu vai in questi posti dove loro non pensano di essere migliori del mondo in niente, loro fanno la loro vita normale. A un certo punto arrivano tutti dei bitcoin erano mille persone che si occupano di una cosa che è l'avanguardia dell'avanguardia, addirittura a livello quasi che nessuno lo capisce nel mondo. E dico: Ma come questi vengono qui? Per cui avevamo le, i titoloni dei giornali che parlavano della Bitcoin Conference. E poi c'era il weekend prima c'era stato un regolamento dei conti, c'erano stati 30 morti. Era la quarta pagina, 30 morti. erano, ora, erano la quarta pagina, in prima pagina c'era la Bitcoin Conference. Io mi sentivo quasi, in cuore, non, non c'entriamo niente però, però capite. E quindi c'è questa Bitcoin Conference su tutti i giornali e questo è bello perché loro parlano di Bitcoin e stanno per diventare un po' la prossima Silicon Valley, non lo posso certo. affermare con questa certezza, ma tutti quelli con cui ho parlato stanno aprendo un ufficio lì e vogliono aprire un ufficio lì, uno è bit refill, sì, ecco. noi. <ride> assolutamente, dove devi... ma comunque parlando con Bitrefill, di cui come vi dicevo sono investitore, quindi conosco come sì, si sì. muovono, loro avevano il quartier generale in Svezia, stanno aprendo lì il secondo ufficio del mondo, quindi sarà là e tra l'altro b ha annunciato proprio questa conferenza, una cosa che secondo me è dirompente, ma purtroppo quando ne parlo con le persone è come la scena di Natale di cui raccontavo, smetti di rompersi le balle è dirompente perché b ha detto che lì permetterà di pagare le bollette e quindi ah. tu potrai andare con la bolletta della corrente e pagarla in bitcoin con Bitrefill ora io sono molto affezionato a questa idea perché permette ai bitcoiner di essere fully bitcoiner sì, e quindi è esattamente la cosa che io tra l'altro sto facendo qui alle Bahamas con questa piccolissima azienda e il Bitrefill probabilmente lo farà in tutto il mondo, quindi a breve arriverà anche in Italia, sì. non lo posso dire, non posso dire quando magari poi tra sei mesi voi avrete la bolletta di Vodafone e andrete a Bitrefill, farete una foto alla bolletta o comunque come si organizza Bitrefill Già lo potete fare per le prepagate. Questo già si può fare. Sì, sì, anche sono un sacco di si coupon. Con... Sì, sì. Roba... Poi, insomma, è pieno su internet di, di spiegazioni di cose. Voi prendete un coupon dell'S Lunga, andate al supermercato e il coupon l'avete pagato in bitcoin e al supermercato comprate la merce. Quindi questo già certo. funziona. Però eh, devi farlo preventivamente. Lo, mm. lo faranno anche con le bollette. E quindi coprono tutto, coprono sì, sì. l'intero arco. Diciamo. L'altro pezzo che mi piace tantissimo, tant'è che appunto sono investitore anche in quello è Bitwage che ti permette di ricevere il tuo pagamento in Bitcoin senza neanche che il datore di lavoro lo sappia. Loro si sono iscritti in questo albo dei fornitori di paghe europei, quindi chiunque in Europa, insomma anche in America, però lo dico visto che stiamo parlando in italiano, penso che molti ci ascolteranno dall'Italia, chiunque in Europa può prendere il proprio pagamento dal proprio datore di lavoro con un IBAN che vi dà Bitwage e il datore di lavoro non sa che voi state prendendo bitcoin, probabilmente lo sospetta perché il nome è Bitwage, no, credo che sia vostro nome l'Iban, eh, non ha nome di Bitwage quindi neanche questo sa, vi dà questo Iban voi decidete che percentuale e fate, che ne so, il 50% lo ricevete in bitcoin, quindi uno non può dire ah, ricevo il 27 del mese lo stipendio in euro, che cosa noiosa, devo andare dall'exchange e tutte le volte ottenere il bitcoin, no, non è necessario tu puoi ottenere solo bitcoin o che ne so, il 50% in bitcoin però ovviamente chiede a New York Customer il uh, Bitwage, sì sì, ma in questo caso non è un grandissimo problema, perché comunque quei soldi stanno venendo da una paga, quindi c'è una busta paga e tutto il resto, quindi probabilmente già si sa chi sei. Diciamo, non ci vedo un grandissimo problema di privacy. Sì sì, no, magari è più, più privacy oriented che prendi lo stipendio, prelevi in contanti e poi vai in ATM. No, quello... vale, la cosa più grave si orienta di tutti è chiedere al datore di lavoro di pagarti in bitcoin. Allora, sì, 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 eh, questa è la cosa migliore di tutti. Prima o dopo arriveremo qui. Questi certo. io, Guardate, sia BitRefill che Bitwage sono delle cose transitorie. Mi sì. piacciono entrambe tantissimo, sono appassionato più di chiunque altro, però dico tranquillamente che sono un morsicchetto al mercato che verrà distrutto dallo stesso mercato quando tutti utilizzeremo bitcoin. Perché quando Vodafone accetterà il bitcoin non ci sarà più motivo di pagare Vodafone tramite certo. BitRefill. E quando il mio datore di lavoro mi pagherà in bitcoin non avrò più bisogno di bitwage quindi benissimo perché sono dei bridge dei ponti che portano alla situazione ideale però sono solo dei ponti alla situazione ideale sarà che loro non, non dovranno esistere ah, sì, sì. ovviamente si ripenseranno in qualche altro modo faranno qualche cos'altro nel frattempo magari siamo. qualche ma di che commissioni iniziando. stiamo parlando per esempio sul, sullo stipendio cioè, ah, lo io... sai, beh... non, non lo so devi chiedere devi chiedere a loro sarà, sarà uno è, spread rispetto spread. al prezzo 1-2 sì, sì, sì. non voglio dire cose che, che non so, devo controllare. No, certo. conto... dai, buttiamola là, un 2% potrebbe essere. Sì, una cosa certo, comunque sì, è un spe... che è fattibile assolutamente. Perché sì, dai, dai, dai punti di vista, secondo me è fattibile anche 10%, però non un massimalista. Cioè, anziché darmi delle shitcoin, mi dai 10%, sì. eh, cioè, il 10% meno, il meno sì, mi, sta, mi sta bene anche il 10%. Però comunque, insomma, non so esattamente quanto è. Probabilmente certo. dipende anche dai diversi paesi, perché loro appunto sono in Europa, sono negli Stati Uniti, perché non è un, un numero pubblicizzato in modo chiaro, perché a seconda del paese ovviamente può essere più diverso, non so, può essere un po' diverso accedere al credito. O a, sì, a, agli... Quindi hai avuto un'ottima impressione di, di El Salvador in generale, sia come, come ambiente che come, come gente, cioè la, la, la gente mi sì. è sembrata comunque coinvolta, eh, super presa questa tecnologia e credi che effettivamente nel futuro ci possa essere una, una comunità vera e propria, prima parlavamo della comunità bitcoin no? che tu mi parlavi di Austin e eh, di queste città dove un po' di aziende si stanno andando a, a insediare però probabilmente la, la, la prima vera comunità di bitcoin sarà la bitcoin city non credi? Sì sì, la Bitcoin City nasce così, ha proprio il nome, quindi insomma, uno che sta là sì. in qualche modo è proprio quello. e La comunità sì, si sta muovendo lì, io mi sono trovato bene, devo dire molto bene, perché comunque vivo in un posto anglosassone, quindi eh, la vita è un pochino diversa, perché lì trovi un posto latino e quindi beh, posso descrivere la, la serata, qui io prendo la macchina, vado parcheggio nel parcheggio del ristorante, entro nel ristorante e sto con gli amici, ok, passi. Lì neanche prendevi la macchina, andavi sul lungomare e passavi da un bar. Detto all'altro uscendo, entrando dai baretti eh, con la birra in mano, senza la birra in mano, poi eh, si perdevano chi aveva già pagato, chi doveva ancora pagare la birra. Te la dava, cioè, poi sul bancone, era pieno della mancia che uno dava, passava insomma un posto molto più latino. Potete immaginare, grande bazarre sì, dove c'era la comunità. E questo l'ho visto sia nella capitale che sul lungomare: cioè un modo di vivere che può essere simile al nostro, forse più il nostro meridione che non il nord, ma anche eh. al nord, Beh, ovviamente, per motivi di temperatura, è più probabile che non so, in Salento accada questo che non a Milano, però insomma, voglio dire, comunque certo. se vai sui Nevigli c'è qualcosa di simile a questo, mentre nei posti anglosassoni sono tutti un po' più eh, precisi, mm. un po' più freddi, così un po' più... Ma eh, te... Sono un posto con pochi abitanti, quindi comunque mm. la densità abitativa fa anche la sua, quindi ovviamente sì. se qui apre un baretto sulla spiaggia, sì, qualcuno passerà, però diciamo non è che si crea proprio 100.000 persone che vengono, vanno e vengono. Sì. Però essendoci tanti, tanti turisti, magari è un po' di, di movimento, comunque c'è. Cioè... Sì. Poi, tra l'altro, c'era questo problema della sicurezza e tanti no. la nominano. I dati sono pubblici, sono su Wikipedia. Voi andate lì e trovate il numero di omicidi di ogni 100.000 abitanti. Sì, è tipo... un argomento che conosco benissimo perché con le Bahamas mi fanno lo stesso, lo stesso problema, discorso. Sì. Le Bahamas sono considerate un posto pericoloso rispetto all'Europa, ma lo sono tutto il Centro America. Se uno sta in Centro America deve mettere in conto che su quella tabellina di Wikipedia è messo male, è messo su numeri 10 volte superiori all'Europa. E quindi, vabbè, lo sappiamo e. Cosa succede? Qui è pericoloso vivere? No, qui non è pericoloso vivere. Io credo che negli ultimi dieci anni non è successo nulla a carico di un espatriato, chiamiamolo, o di un turista, cioè di uno come potrei essere io, o come può essere qualcuno che viene qui per qualche giorno. Quindi è un tipo di violenza tra gang, eh, rivali, che, di cui non sappiamo nulla e di cui se non fai cose stranissime, tipo metterti a commercializzare droga, qualunque altra cosa, più o meno, non, non dovresti finirci in mezzo. E al Salvador ho avuto la stessa sensazione. Da cosa lo capisci? Che quando un posto è veramente pericoloso le persone stanno chiuse in casa e magari hanno la porta blindata e le grate alle finestre e chissà quant'altro. Lì ho visto gente per strada, anche la sera, per curiosità, ho guidato la macchina, io non avevo neanche affittato la macchina, l'avevo affittata a Gabriele Domenichini che stava lì con me, però il parcheggio dell'hotel Arviero dice, sì, ti è la tu, ok. Quindi ho girato anche un pochino con la macchina e io con l'albergo che era un po' più distante perché ho prenotato alla fine, non c'era posto, vi racconto tutto. Comunque, quando fatto stavo girando con la macchina e ho visto un sacco di gente per strada. E c'erano piazze piene di gente che stava lì con questi banchetti che davano cose da mangiare, con i bambini, con tutti insieme. Non era l'idea di un posto che poteva essere violento. E la stessa cosa sul lungomare. Tutti facevano questa passeggiata la sera, poi è calato il sole, era notte, si sono accesi dei fuochi, falò, cose... Tutti stavano lì, non ho avuto nessuna sensazione di sicurezza. Chiaro che non bisogna mai fidarsi del, delle sole sensazioni, si leggono anche le statistiche, però forse è un posto che non è così pericoloso per gli espatriati. In più c'è da parlare di Bitcoin City. Bitcoin City sarà una gated community, eh, come posso dirlo per certo? Beh, ovviamente Bitcoin City sarà una specie di faro di miliardari, quindi in, lì ci saranno persone piene di soldi, è naturale che sia così. Ovviamente in un luogo molto povero ci sarà qualche forma di condominio che eh, non si fiderà della polizia locale che magari arriva dopo dieci minuti ma avrà qualche... una sua milizia. In terra, sì. una security. Quello che credo succeda a Milano 2, non ci sono mai stato, ma più o meno sarà la stessa cosa. Certo. Vicino Roma, eh, non lo so, Marina di San Nicola, Marina di San Nicola, um, alloggiata, sono luoghi che sono così, sono dei grandi condomini. Bitcoin City sarà simile, io non posso essere sicurissimo, però sarà una specie di grandi condominio. E quindi probabilmente sarà un posto dove è abbastanza normale vivere e dove si sarà fuori un po' da queste dinamiche e dove probabilmente non ci saranno le sbarre alle finestre, perché se, se un, un americano, un miliardario americano deve muoversi a Bitcoin City e deve vivere dentro una gabbia, non ci va, claro. non vuole le sbarre alle finestre un americano quando si muove. Io sono stato in Silicon Valley e le porte blindate sono una cosa solo italiana. In Silicon Valley neanche Steve Jobs aveva la porta blindata. Penso che se ti avvicinavi alla porta di Steve Jobs qualcosa succedeva, però non lo voglio sapere. <ride> <ride> però comunque non c'è la porta blindata perché lui si rifiuta di vivere in una situazione in cui anche l'apparenza okay. è di così, scarsa sicurezza. Sì. Cioè eh, Zuckerberg che andava a correre lungo la sua via la mattina, prendeva e faceva la corsettina. E non è che qualcuno gli diceva, non so, c'erano guardie armate. Ovviamente chi abita lì vicino, vedeva che c'erano due o tre persone che casualmente correvano nella stessa via, nella stessa via. <ride> però sembravano persone che facevano giochi tutte sorridenti per certo. me era una cosa fatta <ride> ecco da questo punto di vista nel Salvatore sono un, un po' indietro perché pensano ancora che, così, che la sicurezza la devi anche far vedere forse quando un posto mm. è pericoloso capita più spesso così quindi fuori da diversi locali c'era la guardia armata e ovviamente quando tu guardi, vedi la guardia armata come nelle banche un po' in Italia tu vedi la Guardia Armata fuori, insomma, ma perché ci deve essere la Guardia Armata? Allora c'è pericolo. In realtà, è un po' il cane che si morde la coda, perché poi, appunto, come dicevo, nelle banche italiane c'è la Guardia Armata fuori, nelle banche di Mello Park non c'è la, la Guardia Armata fuori. Quindi, insomma, non so, dov'è la sicurezza? Che cos'è sicurezza? Poi, va a vedere le morti per omicidio in California sono il doppio dell'Italia e però la guardia armata fuori dalla banca non c'era, e allora non, non sai più cosa devi guardare. Comunque al Salvador, devo dire, noi lì giravamo, andavamo nelle discoteche, nei ristoranti, la sera con tutti questi della conferenza, e c'era sempre qualcuno armato, armato fuori, che appunto per molti può essere un indice del fatto che è poco sicuro, per molti un indice del fatto che è sicuro. Non so come interpretarla. La cosa migliore eh, è viaggiare, certo. farsi le proprie idee, anche perché ho visto le idee di qualcuno, le idee di qualcun altro, sono sempre l'uno l'altro. Sì, io mi trovo bene perché stando già in Centro America, andare da qua a là, io non ci trovo nessuna differenza. Per certo. cui sarò uno dei primi probabilmente che si muoverà lì, almeno se le Pamas non si muovono un pochino, non si svegliano. E non, fanno non è che un devono fare grandi insieme, cose le Pamas, sì. però certo mettersi a vietare gli ATM perché sì. guarda forse Buon dobbiamo sintomo. fare la nostra legge sulle criptomonete non si mm. può sentire non si può sentire diciamo bitcoin non l'accetta si vede benissimo sto benissimo qui però sono anche pronto con le valigie ad andare al salvatore <ride> perché è un sogno <ride> che si realizza e non solo per me non solo per me siamo tantissimi con quest'idea del sogno che si sta realizzando finalmente e tra l'altro in questo momento siamo in un momento molto pericoloso per il salvatore perché c'è solo una persona eh. è, è un, un Bucchia, punto sì, centrale sì. Che, che è vulnerabile perché è una persona se lo cosa, suicidano Bukele, sì. se suicidano. Nahib Bukele eh, noi siamo, siamo fuori, cioè non, non c'è un altro certo. posto. Devono seguirlo altri e probabilmente lo faranno. Soprattutto perché hanno visto la reazione di Nahib Bukele alle pressioni, chiamiamole così, del Fondo Monetario Internazionale. che Due giorni dopo la legge ha iniziato subito a dire: Vediamo un miliardo di dollari così sull'unghia senza fare niente se solo ritirate questa legge, cosa molto così strana coincidenza. <ride> e si parla dell'Uruguay e si parla del Messico, che potrebbero seguirlo. Voi dovete immaginare le nazioni dollarizzate. Ne sono 60 nel mondo, certo. sono nazioni dollarizzate, vuol dire che utilizzano il dollaro. e portano inflazione. Una nazione sì. dollarizzata usa il dollaro e si trova l'inflazione del dollaro. Quindi da un anno all'altro si trovano che i 100 dollari che ho in tasca valgono 94 dollari o 90, 90, 94, quello che è, da un anno all'altro. Ora, questi soldi dove sono andati? Tu hai una delle nazioni più povere del mondo, El Salvador, si trovavano 4 dollari in meno, dove sono andati questi dollari? Sono andati al contribuente americano. Ora, questa è una cosa da pazzi, perché gli americani si, hanno stampato questi dollari in più che creano questa inflazione, con tanti passaggi intermedi, quello che volete, creano questa inflazione in tutte le nazioni dollarizzate. Quindi abbiamo delle nazioni poverissime che pagano una tassa annuale agli Stati Uniti, che sono una nazione ricchissima. Questa cosa non ha alcun senso bitcoin risolve questo problema perché se tu utilizzi bitcoin non hai l'inflazione da stampa della moneta americana loro si stampano quello che vogliono come fanno i turchi i turchi si stampano quello che vogliono si chiama l'ira turca hanno il 20% di inflazione no, no. poco male problemi loro non danno fastidio ad altre persone più povere di loro perché gli stati uniti devono dar fastidio al salvatore non è che devono ovviamente ne hanno un vantaggio e lo fanno perché certo. possono farlo perché l'idea libertaria è questa no. se tu puoi fare una cosa la fai e diciamo eh, se sì, io non sono d'accordo ne faccio un'altra ecco e il Salvador sta facendo esattamente questo sta sì oltre alla democrazia fuoco di... esportano anche la, <ride> la, la... Esatto. inflazione in <ride> America hanno smesso di esportare la democrazia però ha con <ride> Ma, sai, non era non è il primo passaggio direto, no? è così sbagliato. Sai, non è neanche così sbagliato perché il Salvador vent'anni fa avevano la loro moneta una shitcoin sì, e hanno iniziato a usare il dollaro perché il dollaro continuava a valere qualcosa e la loro moneta non voleva niente certo. Quindi, ci stanno, adesso stanno, ci stanno facendo la stessa cosa Stanno facendo la stessa cosa. Ci stava allora? Ok, io accetto allora, l'accetto pure ora. E ora stanno facendo la stessa esatto. cosa. Aspetto l'Uruguay, aspetto il Messico, però e poi decidi la di trasferirmi al sabato, perché comunque il cuore sta già là. Eh, e sì, la sì. nostra idea, o c'è fuori qualcosa mirabolanti, non so quali, tipo che non c'è neanche l'IVA, però altrimenti è il Salvador, il Salvador, il sabato. Salvador. Sì, sì. eh, ehm, ecco, ma tu pensi che ecco, la Bitcoin City possa essere, diciamo, la prima di una serie di? Di quelle che vengono un po' chiamate nel, nell'ambiente le bitcoin citadel, del no, eh, una visione un po' cypherpunk. Secondo te, quella può essere la prima, il prototipo, diciamo che la serve da test? la capitale del capitale... <ride> no, 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 io spero di no. Io spero di no okay. perché io spero che la Bitcoin City crei i presupposti perché non debbano più esistere queste cittadelle. Cioè io okay. spero che sia la prima e l'unica, nel senso che a un certo punto ci sarà la Bitcoin City, qualcuno scoprirà che lì ci sono i miliardari che anziché andare in Silicon Valley vanno nella Bitcoin City e saremo tutti lì, anche perché i miliardari non sono ma sono interessati alla tecnologia o a quello che è, staremo tutti lì, qualcuno guarderà fuori, guarderà dentro e dirà sai che c'è di nuovo. Facciamo che il Salvador è come la Bitcoin City e dopo un po' qualcuno in Uruguay dirà: Sai che c'è di nuovo? Facciamo che tutto l'Uruguay è come la Bitcoin City e come il Salvador? Quindi, non solo io non, non voglio che sia la prima e che ce ne siano tante e che siano delle gabbie dorate. Io spero che sia la prima e unica, che sia la miccia che accende una rivoluzione. Quindi, quando tu a un certo punto hai una miccia e la miccia accende un fuoco, tu non dici voglio un'altra miccia? No, ho già un follow enorme <ride> io questo voglio: voglio che il che catalizzatore che. È... Che sia il catalizzatore che tutti, tutti noi vivremo in un, modo, in un mondo molto diverso, dove intanto abbiamo risolto uno dei due problemi di cui parlavo prima. La carbonara ce l'ha il ristoratore, io ho i soldi. Intanto risolviamo il fatto che io do i soldi al ristoratore soldi. senza censura di nessun tipo. Poi la sfida dei nuovi dieci anni, chiamiamoli, diciamo, del nuovo ventennio, forse di vent'anni è riuscire a far sì che il ristoratore dia a me la carbonara senza che nessuno possa mettersi in mezzo e questo è molto molto più difficile perché che anche fare con è gli noi abbiamo risolto tutto con, con i digit non con gli atomi, quando hai a che fare con gli atomi è molto difficile, devi affamare la bestia, devi levare tutti i soldi possibili allo Stato, sperare che non possano mai mettere un poliziotto fuori da quel ristorante, però probabilmente l'ultima cosa che faranno con gli ultimi soldi che gli restano sarà ancora cercare di discriminare uno rispetto all'altro, certo, perché certo. questo gli dà potere, ovviamente, è una forma di potere e quindi riuscire a fare quello è molto molto più difficile, bisognerà lavorare sulle identità. Ci saranno, dovranno esserci 10 Luca Venturini che girano col mio documento. che Si vanno a inoculare in 10 diversi paesi del mondo e io dovrò avere questi QR code che mi arrivano perché inoculando si trasformano atomi in digit che saranno dei QR code. Ovviamente, io parlo di gente che lo vuole fare volontariamente, non voglio costringere nessuno. Se 10 Luca Venturini si andranno a inoculare in 10 paesi del mondo, avrò 10 QR code e ogni paese del mondo potrà rompermi le scatole come vuole. Io potrò entrare in quel luogo a mangiarmi la mia carbonara col QR code ottenuto da una persona che è il mio documento. Mm, è un inseguirsi perché dopo un po' metteranno il chip al posto del QR code. Avremo perso comunque. E comunque, è sempre inseguirsi. A me piacciono queste soluzioni, a me piace l'MP3. Non l'MP3 il BitTorrent perché? Perché ci potevano essere conferenze intere di persone che parlavano della copyright della CIA Ma tu, secondo te, come devi pagare l'autore? Ma no, io lo pago così. No, invece, io l'autore io potevo andare tempo. con il mio cliente alla conferenza guardarmi la conferenza. Dice che stai ascoltando te? Musica pirata, non ti preoccupare, continua a parlare. <ride> io, <continuo> a parlare. <ride> io, questo mondo è la stessa cosa che il Bitcoin? No? no, ma allora, ma le tasse ne vuoi di più? Ne vuoi di meno? Chi costruisce le strade? Chi non le costruisce? Dice, senti, intanto io pago un lavoratore completamente nero perché penso che sia più giusto così e il lavoratore se vuole viene da te a pagare le tasse deciderà lui E intanto continuiamo però <ride> a parlarne delle strade degli ospedali Sì, sì, io parlo di tutto non ho problema a parlarne però intanto ho trovato la soluzione ecco gli MP3 e BitTorrent erano questi Bitcoin e questo e ora e ora e ora manca la prossima soluzione per tutta questa storia di, del QR code e tutto il resto non parlo di vaccino non parlo di covid eh perché certo il Covid è un problema che veramente esiste. Quello che dico io è che il Green Pass sopravviverà al Covid, quindi il Covid lo risolveremo. E ne non parlo neanche dei vaccini, perché i vaccini qualcosa fanno, quelli che chiamano vaccini, qualcosa fanno. Quindi non, non lo metto in dubbio, la gente si può innettare in vena quello che vuole, io l'ho sempre sostenuto. Eh, se tu ti inietti una cosa e poi hai bisogno di un'altra dose, vieni chiamato tossicodipendente nella, nella vecchia addizione. Ora non li chiamano tossicodipendenti, li chiamano vaccinati. Non mi cambia niente. Io accetto che la gente possa essere tossicodipendente, possa essere dipendente da altre sostanze, ognuno sia dipendente da quello che vuole. però il QR code quello non mi piace per niente, perché dopo un po' metteranno sullo stesso QR code il fatto che non, lo so, non paghi le tasse. È ma... andato, non è andato a fare la tua lezione di educazione civica ogni sei mesi o metteranno il fatto che non so, che ne so che cosa, che hai mangiato o non hai mangiato un panino che conteneva carne perché ora questo Stato ha deciso di essere tutto vegano. Tutto, tutto possono mettere sul QR code una volta che ognuno deve andare in giro con un QR code. Quindi a me è il QR code mi interessa, non tanto la certo, parte delle sì. sanzioni Covid, certo, è quello, è il ne parleranno dello... all'infinito, ci stanno tanti che combattono su quello, ma non mi appassiona, non mi appassiona. Il problema è sempre lo Stato etico, tutto. sì. Eh, sì, no, è, esatto, il problema è lo stato etico, che esista la malattia, io non l'ho mai messo in dubbio e che qualcuno voglia risolvere eh, iniettandosi il, il vaccino che gli permette di, di non andare in animazione, giusto, giusto, malattia. ok, non muori col vaccino, giusto, è vero, io non voglio negare nulla di tutto questo, a me dà fastidio lo stato etico, che si, si occupi di questo vaccino del Covid, è solo un caso, lo stato etico si poteva occupare di un'altra cosa, a me dava fastidio lo stesso, io sono sempre dallo stesso, sì, sì, lo stato etico non sì, è una dà... cosa giusta secondo me. Da questa parte del mondo, sì, lo stato etico interviene con la scusa del covid: in Cina, con la scusa no, gli uiguri sono di una razza inferiore, devono essere ri rieducati nei campi di rieducazione, eh, eccetera, eccetera, non possono fare figli quindi si critica il principio dietro, non l'azione ogni volta, cioè questa esatto. è la differenza. Sì. Esatto, io non entro nel merito, non entro nel merito del Covid, non entro nel merito del vaccino, ognuno faccia quello che vuole, però entro nel merito del sì, fatto contato. Sì, esatto. Sì. È, è sempre meglio tagliare le, le, queste conversazioni perché noi siamo sempre in Italia. Quindi... Città... No, eh, no. Sì, sì, è sì, esatto. esatto. Eh, Ma no, eh, io ho chiarito che no, non sono contro il vaccino, o <ride> penso che il Covid non esista, come alcuni purtroppo potrebbero dire, perché e poi purtroppo ci sono schegge impazzite in tutto. C'è cioè, gente che dice diciamo, il Covid non esiste e vabbè, questi ovviamente secondo me sono dei pazzi il Covid esiste, quindi eh, chiariamolo perché così non ci spengono <ride> ci dissociano <ride> <ride> no, no, noi siamo completamente per il free speech quindi sì, piuttosto sì, no, che libertà totale, ma dai chiudiamo free speech free... Speech ha un senso quando qualcuno dice qualcosa che non condividi Questa esatto, è il fatto il free speech che Bello che qualcuno possa dire qualcosa che condivido! Non è free speech. Eh, esatto. E che bello che qualcuno possa dire qualcosa che non condivido. Sì. Esatto. Allora, dai, eh, andiamo in chiusura perché siamo andati un po' lunghi. Le nostre puntate dovrebbero durare un po' meno, però magari quasi così ne facciamo: due ne recicliamo <ride> un po', così <ride> abbiamo un po' di Perché poi uno continua a fare la cosa, eh, però si perde sì, sì. l'attenzione. Siamo, siamo alla si scena si di si Natale, comuting... <ride> cioè, siamo... eh, Sì, esatto. Finiamo la, alla sindrome della scena di Natale: 20 <ride> minuti per il commuting tipo 50 minuti se invece c'è interesse serale che ne so in prime time per il resto si perde l'attenzione sì sì no no assolutamente infatti la spezzeremo facciamo 10 puntate <ride> di micro vuoi, vuoi. <ride> ma allora però vogliamo chiudere assolutamente con il tuo aneddoto sulle fantastiche tavole da surf che hai dietro quindi questo ah, lo vogliamo sentire surf, non ho parlato delle tavole da surf no, lo diciamo eh. perché ci sta ascoltando solo ora che ne ho parlato fuori onda ci sono questi fantastici <ride> fuori onda che non esistono nel mondo del web <ride> esistono nel mondo della tv vecchia e quindi nessuno ha registrato il fuori onda comunque queste sono tre bellissime tavole da surf, eh, sono stato a questa conferenza e eravamo io, così degli italiani che conosco, eravamo io, Gabriele Domenichini e Giacomo Zucco, siamo stati a questa ultima parte della conferenza in cui hanno, allora, hanno dipinto queste tavole da surf durante la conferenza degli artisti e... Alla fine della conferenza c'è stato questo evento di beneficenza per cui un ospedale pediatrico di lì ha raccolto i soldi eh, facendo quest'asta basata sulla vendita di questi... Di queste cose sono delle opere d'arte perché hanno fatte degli artisti di tutta l'America Latina venendo da diversi luoghi dell'America Latina. E quindi, infatti, c'è stata questa asta. Io su un momento stavo lì, manco capivo che cosa dicessero perché tutto in spagnolo. A un certo punto Gabriele accanto a me ha iniziato a salire sulla sedia, è tutto filmato. Voglio fare un filmato su YouTube, ha iniziato a salire sulla sedia. Esattamente, avete presente pertinie mondiali come quelli più anziani? E insomma, ha iniziato a salire sulla sedia urlando. L'asta stava facendo mille. 2000 yeah. ed era, questa tavola, era, era questa tavola qui questa dice, e insomma, 1000, 2000 ti offre 1005 iniziato a saltare sulla sedia ha urlato 0.14 bitcoin 0.14 bitcoin cioè 10.000 dollari, 10 dollari ha iniziato a urlare tutti non so perché si è fatto prendere così sei dall'ansia perché comunque basta sì, sì. stai perdendo la, 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 la tavola ti piace non capivo in che lingua parlavano perché tutto era in spagnolo insomma comunque ha fatto questa offerta 10.000 dollari ha stravinto quella tavola e io poi mi sono Fatto prendere dal, dal palo agonistico e dovevo fare di più, e allora ho cercato, puntando su quella tavola, di offrire di più però purtroppo l'asta si è fermata a 9.000 e mi allora sono stato costretto a prendere l'altra ancora, poi Gabriele, non sapeva che fare di questa tavola, perché comunque erano eh, soldi che andavano in beneficenza, la tavola è soltanto diciamo un po' una scusa, e comunque, allora mi ha lasciato la tavola qui alle Bahamas dicendo ti alla tu, non so che farci, eh, non so che farci doveva portarla a Milano, in un casino quindi <ride> ho sì, esatto. tre tavole sì tre tavole, ho il filmato e vi mostro il filmato di Gabriele sulla sedia in piedi, in questa conferenza tutti seduti, lui in piedi sulla sedia che urlava con le braccia in alto <ride> Lo metteremo nelle note della puntata per, <ride> sì, per chi vuole sì, essere sì. Devo montare un po' il video prendendolo dal, da YouTube perché c'è la diretta dell'evento, c'era. Cioè, siamo stati filmati sì, sì, sì. e quindi ora monto il video, ve lo, ve lo metto in descrizione. Ve lo mando direttamente, lo mettete voi. Sì, 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 sì lo sì, mettiamo sì, assolutamente. Sì. È, è, è fantastico perché poi queste conferenze la, la maggior parte delle volte poi degenera si, si, prende, si sì. fa prendere un po' dal, dalla foga. Sì. Eh. sì, Poi, ovviamente, sono belle anche non solo per quello che senti alla conferenza, ma per tutti certo. gli incontri che ci sono Beh, dopo. Vuoi e sì, sì. ti ritrovi tutta la comunità e cose simili. Devo dire anche le conferenze, io spero che spariscano prima o poi, perché come la Bitcoin City, alla fine dobbiamo essere tutti certo. che ci occupiamo di Bitcoin senza bisogno di fare una conferenza. Dovremmo fare sì. la conferenza per il prossimo step, io voglio vedere una conferenza che spieghi come generare il QR code per qualche stato che si inventa, che ne so, il QR code cinese, non so se è un QR code, <ride> la tessera sociale cinese, io voglio vedere una, una conferenza che spieghi come evadere la tessera sociale cinese e come mm. fare a non utilizzarla, purtroppo non credo che ci sia modo, però se, se c'è dobbiamo lavorare su questo. Eh, però, come dicevi questo. prima per le due, le, le due aziende che offrivano questi servizi di <ride> cui hai parlato, di fatto è una transizione, quindi ci dobbiamo passare per forza per quel, per quel discorso lì. Poi, il momento in cui sarà, ovviamente saremo tutti contenti e sarà, esatto. sarà tutto più bello. Esatto. E questo è, lo, è sullo stesso piano: Bitrefilm, Bitwage, Bitcoin City. E tutto quello che abbiamo detto è sullo stesso piano deve sparire, deve sparire. c'è un libro bello bello il titolo ma poi il libro era una porcata degli anni 90 che si chiamava la scomparsa delle telecomunicazioni ed è quello che è avvenuto parlava della scomparsa delle telecomunicazioni in un momento in cui tutti parlavano di telecomunicazioni e per loro la scomparsa era semplicemente che è ovvio che io parlo con te su internet e non devo neanche più nominarlo internet certo. ecco, non dobbiamo fare una conferenza su come Secondo me parlare oggi una internet. conferenza fatto che come internet. internet sei pazzo ti <ride> internet, è ovvio che internet è dovunque e uno nato in questi anni non riuscirà neanche a capire che noi una volta stavamo lì col Modem mi, 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 a sentire i rumori <ride> del modem per sapere se aveva preso o non aveva preso libero libero si chiama così perché all'inizio avevi i telefoni liberi, cioè tu chiamavi e l'altro era occupato e loro erano libero e hanno iniziato no. a chiamarsi così per questo motivo oh, e non lo sapevano che lo spieghi, dice ma come il telefono libero occupato di che stai parlando? Non lo capiscono proprio, quindi quello si è avverato. Ora dobbiamo dire la scomparsa di Bitcoin perché nessuno si deve più occupare di Bitcoin. È così evidente che pagano con Bitcoin che nessuno se ne occupa. Fantastico, grazie mille Luca per la tua testimonianza, davvero è stata preziosissima. Spero che i nostri ascoltatori l'abbiano apprezzata come l'abbiamo apprezzata noi. E ovviamente cogliamo l'opportunità per, per reinvitarti a una prossima puntata, magari tra qualche sì. tempo. Dove okay, ci vediamo tutti e due a essere magari vediamo a sarebbe <ride> bellissimo. Sì, sì, sì. Giuro sarebbe che un giorno verremo a trovarti. Yeah, questa è una promessa. <ride> abbiamo inaugurato la stagione, poi facciamo il finale di stagione. Esatto, <ride> a ah, Salvador o no. oh, a Nassau, sarebbe <ride> stupendo, sarebbe stupendo. Va bene, dai, allora, se lo salvo, grazie, grazie a te. Grazie, grazie Luca, Luca per il tuo tempo e noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi ringraziamo tanti per l'attenzione e ci risentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.